Buonasera, sono Laura Antichi, volevo darvi delle iniziali istruzioni su come utilizzare Audacity. Audacity è un programma open source, serve per trattare e preparare i file audio, disponibile per le principali piattaforme Windows, Linux, iOS. Si può registrare direttamente la voce e o importare dell'audio. Si possono importare file in vari formati. Sono presenti operazioni di base, di taglia, copia, incolla, cancella. È possibile duplicare, applicare effetti. Se si scarica l'AIM ad integrazione, è possibile esportare i file in MP3. Si può esportare a 8, 16, 24 e 32 bit. La prima cosa che dobbiamo fare è recarci al sito di Audacity per scaricare il programma in download. Avete la possibilità di scaricarlo per Windows, per Mac o per Linux. E dopo aver fatto questo, averlo scaricato sul vostro PC, potete andare a scaricare l'AIM e fate il download sulla latest version. Questa si integrerà in automatico in Audacity nel momento in cui avvierete il file exe. Non ci sono altre cose che voi dovrete fare per avere la possibilità poi in Audacity di esportare i file in MP3. Ho aperto Audacity dal mio computer. Questa è l'interfaccia. Vedete che ho un sacco di opzioni con file, ad esempio. Ho l'opzione di esportare in MP3, che era quello che desideravamo. Poi ho anche la possibilità di importare dell'audio, delle etichette, dei file MIDI, eccetera. Qui modifica, le funzioni tipiche del modifica, seleziona, visualizza, attività, tracce, genera. E poi ho la possibilità anche di utilizzare questi strumenti per concludere in modo raffinato e confezionare in modo raffinato la mia registrazione con gli effetti. Poi analizza e aiuta. Sono importanti questi strumenti centrali e come vedete subito presente un player. Ora potrei importare un audio MP3 dal mio PC. Ma in questo caso oggi voglio fare la registrazione interna ad Audacity, quindi clicco sul pulsante rosso per la registrazione, registrerò un brevissimo testo che poi, sul quale poi cercherò di inserire della musica. Allora registro. Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura. Se conosci te stesso ma non il nemico, le tue probabilità di vincere e perdere sono uguali. Se non conosci il nemico e nemmeno te stesso, soccomberai in ogni battaglia. Sun Tzu. Interrompo la registrazione. Ok, voglio ora bilancio un attimo la mia voce in modo da renderla un po' più alta, non è tanto alta. Vedete che il project rate di default mi è a 4400 Hertz, e questo va bene, lo lascio.
volevo dirvi quello. Ora in file vado a importare un file audio che mi farà da sottofondo audio. Ecco, ne scelgo uno qualsiasi, ad esempio questo. Apri. E vedete che mi sta importando il file, il musicale MP3, la musica, e ho la possibilità, comunque, perché voglio far iniziare il parlato dopo un po' di musica, ho la possibilità di spostare quindi la questa traccia con quindi ho la possibilità di spostare la traccia ricorrendo a questo strumento. Scusate, allora seleziono, sono in fase di selezionare. Ecco, ho la possibilità quindi di spostare la traccia utilizzando lo strumento dello spostamento temporale. Quindi vedete che posso spostarlo qui. Ora voglio operare sul file musicale, abbasso innanzitutto perché è un sottofondo abbasso, quindi l'audio. Dopo vedrete come è meglio abbassarlo e voglio che innanzitutto tagliare qui un pezzo di audio perché va oltre il parlato, va oltre di troppo oltre il parlato. Quindi seleziono l'audio come lo voglio tagliare, che voglio tagliare, lo seleziono tutto e vado in modifica e faccio taglia. Quindi mi ha, come vedete, tagliato una parte di audio. Ora voglio utilizzare lo strumento in sviluppo per poter quindi sfumare la musica in entrata e in uscita. Mi posiziono qui, evidenzio e poi faccio strumento in sviluppo e ho la possibilità, cliccando sullo strumento in sviluppo, come vedete, di finire in niente con la musica. Così faccio con posso anche fare così. E così voglio fare all'inizio e quindi anche qui prima del parlato, come vedete, posso sempre con lo strumento in sviluppo, ecco, sfumare la musica. Ora vediamo che cosa è accaduto. Mi posiziono quindi all'inizio della registrazione e vado in onda. Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura. Se conosci te stesso ma non il nemico, le tue probabilità di vincere e perdere sono uguali. Se non conosci il nemico e nemmeno te stesso, soccomberai in ogni battaglia. Sun Tzu. Interrompo la registrazione.
ora non mi resta altro che esportare, quindi esporta come MP3 sul mio computer. Salvo, potrei anche, mi dice che nel file esportato le tracce saranno miscelate in due canali stereo. Ok, do l'ok, potrei anche qui mettere poi nella finestra il nome dell'autore, cioè devo compilare i dati, i metadati, e poi il titolo della traccia metto prova perché è una prova. E poi il numero della traccia, potrei mettere l'anno, mettiamo il 2020, il genere, narrativo, beh, quello che volete. Comunque avete la possibilità di scegliere tra i generi qui, beh, uno New Age, metto, e poi dei commenti se li avete, il software, eccetera, ok. E mi esporta, come vedete, il file con anche i metadati. Potrei anche salvare il progetto nel file nativo di Audacity e per poterlo magari modificare secondariamente o per poterlo continuare. Quindi faccio a nulla perché non lo faccio. Questo è il minimo indispensabile per utilizzare Audacity. Buonasera.